Buonasera da Daniele Loporto, notiziario flash di Free Press Online del 3 novembre 2022. Colazione stupefacente. Era un bar di Aci Bonaccorsi, la base logistica di una organizzazione di trafficanti e spacciatori di droga affiliati alla famiglia Laudani. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 5 domiciliari e notificato 6 conclusioni di indagini ad altrettante persone. La cocaina veniva venduta a 38 euro al grammo nelle piazze di spaccio di Aci Sant'Antonio, San Giovanni la Punta, Via Grande e Pedara. L'operazione Tiffany si è estesa nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e L'Aquila. La roba al teatro ABC. Debutto sabato sera per Enrico Guarneri, protagonista del testo verghiano con la regia di Guglielmo Ferro. Lo spettacolo sarà poi proposto in una tournée nazionale dopo i successi dello stesso Guarneri in I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Repliche al teatro ABC fino al 13 novembre. Via San Martino chiusa al traffico. Nell'ambito dei lavori di rifacimento della carreggiata stradale messa in sicurezza di via Garibaldi, già in avanzata fase di realizzazione, anche via San Martino verrà interessata da interventi di cantiere. L'arteria di collegamento tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele rimarrà chiusa al traffico veicolare da lunedì 7 novembre fino al completamento delle opere di riqualificazione previste per la fine di novembre. Il Catania punta al 10 e lode. La squadra di Giovanni Ferraro sta ultimando la preparazione in vista della trasferta contro il Cittanova, che potrebbe portare alla decima vittoria consecutiva nel campionato di Serie D. L'11 rossazzurro è in piena forma e sembra destinato a correre da solo. La partita di domenica scorsa contro il Città di Sant'Agata ha dimostrato la capacità di soffrire ed imporre determinazione e gioco. Cresce l'entusiasmo. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash domani alle 20:30.